Un sit-in di protesta organizzato dal PD per sollecitare la Regione Marche al ripristino del servizio di guardia medica e stazionamento fisso di un'ambulanza a Gabicce Mare. Già lo scorso anno ci eravamo mossi, devo dire che poi avevamo fatto anche un'ulteriore interrogazione nel 2022 e per la stagione estiva era partita sia il servizio POTES, cioè il servizio ambulanza, sia il servizio della guardia medica estiva. E abbiamo già rifatto un'interrogazione che verrà discussa le prossime settimane e anche qui per chiedere almeno l'attivazione del servizio di guardia medica d'estate e della POTES d'estate. Però questa iniziativa non si limita ovviamente alla richiesta estiva, ma noi riteniamo che sia importante riattivare la guardia medica tutti i giorni. Ci sono circa 6.000 abitanti e d'estate ci sono circa 500.000 turisti e anche tantissime persone che vengono ad abitare, quindi gli abitanti passano da circa 6.000 a diverse centinaia di migliaia. Ci auguriamo che la Regione ascolti, come è stato fatto già in altre parti, ricordo che a Pesaro, a Vallefoglia, ma in tanti altri punti, almeno in parte, il servizio di guardia medica è stato ripristinato a seguito delle nostre sollecitazioni. Da quando si è insediata questa nuova amministrazione regionale, hanno vinto le elezioni per la promessa che soprattutto hanno vinto le elezioni per migliorare la sanità, perché dicendo che noi del Partito Democratico sicuramente avremmo fatto qualche errore, però hanno vinto le elezioni per questo qui dicendo che miglioravano la sanità e da quando si sono insediati non abbiamo più la guardia medica. Abbiamo fatto già il presidio a luglio dell'anno scorso e non ottenendo niente. Il nostro sindaco si è impegnato l'anno scorso a trovare delle persone disponibili per qualche giorno da fare guardia medica, ma purtroppo non può dipendere solamente dal sindaco, ma questa la sanità dipende solamente dalla regione, perché questo non è solamente una battaglia del Partito Democratico, è una battaglia solamente per tutti i diritti dei cittadini, perché la sanità è un diritto. E invito anche il presidente Acquaroli da venire qui da noi e magari a spiegarci, magari un confronto tra persone civili e chiarire come stanno le cose e soprattutto dare spiegazioni ai cittadini, questo che vogliamo. Dall'1 novembre siamo senza guardia medica, denunciamo questa carenza che è fondamentale in qualche modo da risolvere, perché non si può andare avanti in questo sistema, non ci si può neanche nascondere dicendo che non ci sono i medici, perché poi nella vicina cattolica abbiamo all'ospedale una guardia medica presente H24 7 giorni su 7, quindi abbiamo il problema dell'ambulanza, quindi un altro problema sentito, perché l'ambulanza paradossalmente potrebbe arrivare in 5 minuti da Cattolica, ma dobbiamo sperare che arrivi in 20, 25, 30, 35 minuti a seconda della gravità da Pesaro o da Montecchio. Abbiamo chiesto al momento di ripristinare quella estiva, quella turistica, però non è sufficiente perché non si può andare avanti in questo modo. Chiedo e chiederemo anche, come ha fatto il Comune di Montefeltro, un accordo tra le due regioni proprio per sopperire alle emergenze e permettere ai cittadini di Gabicce, che siamo al confine con l'Emilia Romagna, di poter usufruire dei servizi di emergenza della vicina Emilia Romagna.